Ragazzi e ragazze, eccoci qua per un'altra ricetta. Oggi facciamo un antipasto, oppure io lo userò come contorno, dipende uno dai propri gusti, eh? Facciamo gli asparagi arrotolati con speck e sfoglia. Io dentro ci in sfoglia. Speck arrotolati con buonasera. Asparagi arrotolati con speck in sfoglia. Io dentro ci metterò anche dell'edamer per renderlo più morbido e cremoso. Usiamo le punte di asparagi, quelle più fini, ok? Non hanno bisogno di bollitura. Io li ho semplicemente lavati, puliti. Li ho conditi con due puff di olio, un pizzico di sale e un pochino di aglio in polvere per renderli un pochino più saporiti. E basta. Ora li andiamo a 3 a 3. Le dosi sono per due persone, quindi io ho preso 18 asparagi che li andiamo a unire 3 insieme, quindi diventano 6 involtini, diciamo, 6 asparagi. Ogni tre asparagi arrotolati diventano 6 porzioni, 6 pezzi, 3 per uno. Li andiamo a prendere, adesso vi faccio vedere come andiamo a arrotolarli. Quindi io vado a prendere semplicemente 3 asparagi, li ho già conditi, prendo una fettina dello speck meno 30% di grassi, quindi è abbastanza sgrassato. Andiamo a arrotolare. Cerchiamo di fare in modo che arrotoliamo più o meno tutta la lunghezza dei nostri asparagi in questa maniera, eh? Vedete? Ora ci andiamo ad aggiungere una fettina del nostro edamer, poi procedo così con tutti, poi procediamo dopo alla fine. Per la nostra sfoglia, perché sennò diventa tutto complicato. Ci mettiamo una fettina di edamer in questa maniera, vedete? E li prepariamo tutti in questo modo. Ora vado a preparare tutti, poi vi faccio vedere per la sfoglia. Ecco qua i nostri asparagi avvolti dallo speck, dall'edamer, ok? Io ho già fatto la prova, verrà così. Però, siccome il formaggio potrebbe colare, io sono andata a preparare nella griglia la carta da forno. Quando li abbiamo inseriti, poi andiamo a ritagliare bene la nostra carta. Preferisco mettercela perché sicuramente il formaggio andrà un pochino a colare. Ora vi faccio vedere. Andiamo a tagliare la nostra pasta sfoglia rettangolare, la andate a srotolare, poi dalla parte più larga. Andiamo a fare le nostre strisce di circa 2 centimetri, direi. Quando avete tagliato la vostra striscia, andiamo a prendere un involtino, partite da sopra e cerchiamo di arrotolarlo in maniera che andiamo a coprire tutti i nostri asparagi, ok? In questo modo. Poi la parte dell'apertura la mettete sotto, così, ok? Così lui sta bello posizionato e non ci dà fastidio. Non si apre, non, perché sapete che la sfoglia poi si gonfia. Andiamo a tagliare un'altra striscetta, ok? Prendiamo il nostro asparago, partiamo dalla parte più alta, vedete, così. Qua, alta nella punta e andiamo a rotolare in maniera obliqua che andiamo a coprire tutto il nostro asparago. Visto? Semplice, no? E la andiamo a posizionare insieme agli altri e facciamo così per tutti, eh? Se invece voi non ci mettete il formaggio, ma ci mettete solo un salume, la carta da forno potete non metterla perché non avete il rischio che il formaggio vada a colare. Io lo metto solo per il formaggio, perché il formaggio poi da togliere è un pochino più brigoso. Allora, ho ad evitare questa cosa. Per il formaggio io vado a mettere questa protezione.
perché vedete un pochino potrebbe rimanere fuori, poi quando va a colare succede il patatrac. Allora io evito direttamente e vado a prepararlo in questa maniera, ok? Ora finisco gli altri due e poi procediamo. Ora che abbiamo messo i nostri asparagi, vedete? Andiamo a ritagliare la nostra carta per togliere quella eccessiva, in questo caso quella che fuoriesce dalla nostra griglia. Io questa la vado a togliere, mi tengo solo che mi copra sotto, che a me interessa che copra solo sotto, e in questa maniera abbiamo pronti i nostri asparagi. Ora andiamo a cuocere a 200 gradi per 10-15 minuti, piano centrale, ok? Chi ha la cassetto può fare anche 185, perché essendo ventilazione più forte, se no provate 200 e poi vedete, ok? Piano centrale, io faccio una cottura unica perché sono stati tutti in un ripiano. E poi cerco di fare una cottura unica per darvi tempi più simili possibili. Se no, chi invece ne fa molti, ha tante persone a casa, può fare la cottura su due ripiani. Se io ci metto 15 minuti più o meno, voi ce ne metterete 20-25, ma ne avrete due, perché io due cotture singole sarebbero 30, diciamo, vediamo se ci metteremo un quarto d'ora. Mentre due cotture insieme è un pochino meno della doppia cottura singola, se no non avrebbe senso ovviamente. Quindi mettiamo ipotesi che io ci metto un quarto d'ora, chi fa cottura unica su due ripiani, piano superiore, piano inferiore, con le due resistenze accese, ci metterete 20-25 minuti. A metà tempo bisogna invertire sempre i piani, come dico sempre. Ora vado a inserire e poi vediamo le tempistiche precise precise. E dopo solo 8 minuti, ecco qua i nostri asparagi e senza girarli. Ora vi faccio vedere uno, se riesco a prenderlo, guardate, dorato sotto, dorato sopra, sono morbidissimi, sono cotti, belli, eh? Ah, brucia. Allora, ci abbiamo messo 8 minuti piano centrale. Io avevo detto un quarto d'ora perché comunque avevamo la sfoglia da cuocere, quindi pensavo che ci voleva un pochino di più. Beh, invece 8 minuti a 200 gradi me li ha fatti bene bene bene. Se poi volete un pochino più dorato, però sono belli colorati, non so se rende la video. Sono comunque belli colorati. Se volete un pochino, pochino più dorati, aumentate di un minuto. Chi invece ha la friggitrice a cassetto, che ha una resistenza sola, anche quelle che hanno una resistenza sola, se in questo tempo è cotto sopra ma sotto no, voi li girate e prolungate qualche minuto, ok? Perché io, come sapete, uso la Clyston e c'ha due resistenze. Poi chiederò ricette sull'InSky la Gourmet da poterle mettere in pratica. L'InSky la uso, la Gourmet se n'è andata proprio in ferie. Ora vi lascio scritto sotto tutta la ricetta, vi lascio scritto i miei canali, mi raccomando iscrivetevi, attivate con la campanella le notifiche, così ogni volta che io aggiungo un video sul canale vi arriva la notifica che è stato inserito e non li andate a perdere, ok? Per qualsiasi cosa, domanda, pure le varianti, se voi li fate diversi, in qualsiasi altro modo che voi lo fate, contattatemi e fatemelo sapere. Come sapete, io sono molto interessata anche a sapere il vostro parere, ok? Detto questo, per qualsiasi cosa, per qualsiasi chiarimento, qualsiasi cosa che volete sapere, anche curiosità, potete contattarmi dove volete. I canali ce li avete sempre sotto ai miei video, ok? Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, fate i bravi. Ciao!